Amici di Lario Sport, ben ritrovati ad una nuova puntata di Giovani Dentro e questa sera siamo all'Itala Sport Arena, casa dell'Itala, qui all'Urate Caccivio, per presentarvi il settore giovanile di un'altra realtà storica del nostro territorio, appunto quella dell'Itala. Sono in compagnia di Giuseppe Moliterno, che oltre a essere uno dei nuovi consiglieri ed anche vecchi, è il responsabile della scuola calcio. Ciao Giuseppe. Ciao Roberto, un saluto agli amici di Lario Sport e grazie per averci invitato. Grazie a voi per l'ospitalità. E con una vecchia conoscenza del calcio dilettantistico comasco, perché Maurizio Castrignano, direttore tecnico del settore giovanile dell'Itala. Ciao Maurizio. Ciao a tutti e buona serata a tutti. Buona serata, sì, perché intanto è registrata. Allora, entriamo nel vivo e andiamo a presentarvi questa realtà, questa storica società di calcio della provincia di Como, di Lurate, che insomma è un paese che supera quasi 10.000 abitanti. E che, prima notizia, di recente ha cambiato il suo direttivo. Abbiamo un nuovo presidente, un nuovo consiglio direttivo che ti vede tra i protagonisti. Assolutamente Giuseppe. Sì, abbiamo praticamente nel frattempo, da poco. Vedete che si stanno allenando i piccolini, siamo nel mezzo dell'allenamento. Scusami se ti ho interrotto, continua pure a presentare il nuovo direttivo. Allora, da poco tempo praticamente abbiamo rinnovato il nostro direttivo grazie all'arrivo di Davide Bredice, il presidente che neopresidente. Di cui avete anche parlato di recente. E che ci ha dato una carica in più a noi ragazzi che eravamo già dentro al direttivo e ci ha dato la voglia di andare avanti e fare questo cambiamento che serviva alla società, dato che, come potete vedere, come hai visto, ci sono stati parecchi cambiamenti nell'ultimo periodo. E ne parleremo, insomma, un cambio di passo necessario anche per stare al passo coi tempi. Ma veniamo un po' a raccontare, a presentare il settore giovanile, Maurizio, perché innanzitutto la filiera come si compone, partendo dall'attività di base fino ad arrivare all'agonistica, settore giovanile? Dalla scuola calcio, quindi Pulcini, esordienti, 2010 mista, 2011, poi abbiamo i Pulcini, abbiamo due squadre, abbiamo una realtà di 30 bambini che continuano ad allenarsi, stanno facendo molto bene. Stanno progredendo, che è quello che è la cosa che ci interessa più di tutti. Poi abbiamo la fascia agonistica. Che abbiamo due squadre di giovanissimi 2009, sì. E una squadra giovanissimi 2008. Okay. E purtroppo ci manca appunto quest'anno e quindi per completare la filiera gli allievi, giusto? Sì, gli allievi, l'anno prossimo contiamo. Quante tesserati stiamo parlando a livello complessivo? Settore giovanile, buttiamoci pure dentro anche juniores e prima squadra per l'Italia. Ma contiamo sui 30 tesserati, ecco. Quindi sui 300. 300. Sarebbe duro. Esatto. un gran bel numero. No? 300. Ci mancherebbe. Assolutamente sì, sono numeri importanti che abbiamo riscontrato, che negli ultimi anni sono andati anche a crescere. Proprio, ripeto, grazie alle strutture e grazie comunque a quello che noi andiamo a fare, a lavorare sul campo, nel senso che è un obiettivo che noi ci poniamo con tutte le annate. Un cambio di passo a livello dirigenziale, ma anche negli ultimi anni, insomma, a livello tecnico di staff siete cresciuti molto, anche grazie a delle collaborazioni, perché partiamo da quella con la Milan Academy. Assolutamente, anche lì 2 anni che collaboriamo con la Milan Academy, che ci dà praticamente la possibilità di lavorare con i loro tecnici, di fare dei corsi al Vismara, per tutte quante le categorie, il centro tecnico del settore giovanile, e ci permette anche di praticamente seguire tutte le categorie, quindi dai dirigenti agli allenatori, fanno corsi anche ad esempio sulla dieta, quindi è una cosa che assolutamente ci ha portato ad avere un... Professionalizza anche quello che è il vostro il settore, lavoro, la società dilettantistica, insomma sì, dà un plus e una qualità maggiore che sicuramente i genitori apprezzano. Assolutamente sì, è una cosa che abbiamo visto che è stata riscontrando. Sì, abbiamo riscontrato da parte dei genitori questa volontà nel... E un incremento anche dei tesserati. Assolutamente, anche su quello. Non solo Milan Academy, perché poi anche a livello locale avete, diciamo così, stretto una collaborazione con un'altra realtà, con un'altra società.
Questo è il CAIRE, che è un'altra società del paese, Lurate Cacivio, che ci ha permesso di sostanzialmente di unire le forze sia a livello di impianti, perché possiamo contare anche sugli oratori quando abbiamo da fare qualche... Non che qua ci siano problemi momento. Di spazio, ma dopo ci arriviamo a parlare dell'Italia Sports Arena, perché io un po' che non passavo e sono rimasto colpito, ho detto wow! Bene, bene. Però ci permette anche di... evitare lo spargimento, è brutto da dire come parola, però dei ragazzi, e tenerli tutti all'interno del paese, certo, perché il 90% dei tesserati della scuola calcio, che conta un gruppo di 70 bambini dai 2014 per arrivare ai 2018, sono di Lurate Cacivio, quindi proprio una territorialità anche e un senso di appartenenza. Identità, bianco-nera, ecco. Perché qua il punto fondamentale dell'Italia è sempre stato quello, la famiglia. Nero-stellati, perché il logo... Qua bisogna dire nero-stellati, perché sennò qualcuno potrebbe... Maurizio, torno a te in quanto direttore tecnico. Vuoi parlarmi del progetto, okay, sì, del lavoro che state portando avanti come settore giovanile? Allora, è due anni che questo è il secondo anno che sono qua all'Itala, come in questa figura, dove la società... Perché, scusami, è un ritorno il tuo. Vogliamo ricordare, diciamo, quelli un pochino più datati come me, che insomma tu, sì, eri già stato qua ad allenare la prima squadra. Io da allenatore ho allenato l'Under 18. L'Under 18. Dove con questa squadra in tre anni siamo andati in seconda categoria. Poi da allora... Fine anni 90, primi 2000, giusto? Sì, 99, 2000, 2001. Parentesi doverosa, sì. Riprendiamo col progetto, che appunto di questi progetto anno. In questo secondo anno ho presentato il progetto l'anno scorso all'Itala, dove aveva bisogno di una figura per incrementare quella che è la parte tecnica della società, quindi ho potuto, come dire, insieme agli allenatori, che ringrazio pubblicamente, grazie a loro, se non per la loro disponibilità. Disponibilità della società, ma anche degli allenatori che appunto si dedicano a questo progetto, perché sì, è un progetto, sì. Ci tengo tu dai le linee, sì, nel senso che sulla metodologia di allenamento, perfetto, sulle regole da rispettare. Ho dato una linea guida, ho dato una metodologia da poter attuare sul campo. Mi confronto con loro tutte le sere praticamente per dare maggiore, come dire, continuità a quello che stiamo facendo. Una cosa che ci tengo a dire è che ho creato in questo progetto c'è una continuità di lavori, di lavoro, di proposte, di allenamenti, dove si può avere una continuità quando finisce il mandato un allenatore. Nel mio archivio c'è tutto quello che ha lavorato, sì, non lasciate nulla al caso, in sostanza in più, serve che state creando una bella base anche per il futuro. Con la società abbiamo si è instaurato subito un'intesa, proprio perché mettiamo davanti il bambino, il ragazzo, prima di tutto. Bene, sì, benissimo, chiarissimo, grazie Maurizio. Giuseppe, torniamo a te, perché non possiamo non parlare innanzitutto di questa struttura, abbiamo già accennato, dell'Itala Sport Arena, perché insomma negli anni è cambiato un po' qua, sì, il centro sportivo di Via Da Vinci, di Lurate Cacivio. Raccontiamolo agli amici di Lario Sport, insomma, qua, come vi siete sviluppati. A me piace dire che praticamente siamo messi al passo con le altre società, sostanzialmente eravamo rimasta forse una delle poche a non avere il campo sintetico a 11, e nell'ultimo anno, grazie a questo, abbiamo riscontrato che è ormai fondamentale avere le strutture per poter portare avanti questo numero di ragazzi quotidianamente, perché permette di allenarsi sempre. E poi con l'arrivo anche del campo coperto, infatti, dove siamo adesso a 5, permette di allenarsi, i più piccoli si allenano senza problemi e si riesce a lavorare bene. Si riesce sul a lavorare campo. Bene anche perché, certo, a livello tecnico, insomma, il campo il campo in erba sintetica artificiale comunque può migliorare, certo, quello che è il lavoro che cercate di portare avanti. Infatti le nostre proposte sono appunto dedicate al fatto che abbiamo dei campi sintetici che ci permettono di fare. Campo sintetico a 11, a 5 coperto, e poi comunque c'è il campo in erba naturale a 11 che resta, insomma. Che siamo agli sgoccioli per praticamente la neo-rinaugurazione. Reinaugurazione del campo a 11. Perché è stato appena rizzollato completamente, sono state rimesse le panchine a nuovo, anche le porte sono state fatte nuove con tutto quello che è l'accessorio,
E poi cose non da poco, scusami, c'è fuori un ampio parcheggio, un signor bar che adesso poi andremo a ho visto un campo da beach volley e spazi anche comunque per, immagino per l'estate, per le vostre manifestazioni sia importante avere tutta questa disponibilità, giusto? Certamente, perché anche questa cosa ci permette di organizzare diversi tornei durante l'anno, tra cui la 12 ore che adesso è Italia Football e il Mirko di Lario Sport abbiamo sponsorizzata per anni perché ormai è diventata una tradizione. Assolutamente, e poi c'è anche il nostro torneo dell'Italia, delle varie categorie non agonistiche, che comprende le quattro annate, Pulcini ed Esordienti, che dura un mese intero, quindi avere queste strutture è manna dal cielo che permette di poter gestire proprio questi tornei sia per lavorare al meglio con i bambini e anche per i genitori, perché nell'extracampo comunque si trova il parcheggio, c'è il bar, è caldo, nel senso sono dettagli che comunque fanno la differenza, certo l'ambiente è fondamentale. Quindi a livello, diciamo, per chiudere, a livello tecnico, questioni di campo, l'obiettivo l'anno prossimo è completare la filiera, certo, con la squadra degli allievi. Ecco, poi lega così al gruppo juniores e prima squadra. Assolutamente. E a livello di società è continuare, correggimi se sbaglio, in questo processo di rilancio e di crescita. Certo, adesso abbiamo le strutture, diciamo, al completo e quindi scusanti ne abbiamo poche. Adesso bisogna parlare di obiettivi, comunque di crescita. Abbiamo una juniores regionale che attualmente è il nostro fiore all'occhiello, ma vorremmo portare anche altre categorie. Una prima squadra in prima categoria, qualche regionale dopo, sotto, dai, certo, diciamo, perfetto, cioè, anche perché dopo comunque, i playoff dell'anno scorso che ci hanno un po' facendo le cose passo dopo passo, step by step, quindi assolutamente è quello che vi auguro, perché credo che la strada che avete intrapreso sia quella giusta. Grazie mille amici di Ario Sport per questa puntata di Giovani Dentro è tutto. Io ringrazio tantissimo Giuseppe Moliterno, responsabile scuola calcio dell'Italia, e Maurizio Castrignano, direttore tecnico del settore giovanile, e ci rivediamo prossimamente con una nuova puntata. Ciao a tutti. Ciao. Oh, grazie di tutto. Grazie.